La sala delle donne che abbiamo voluto istituire qui davanti, che probabilmente avete già visitato, si arricchirà di due busti e di un nuovo ritratto. Eccola qua. Il suo nome è Anna Maria Mozzoni. A lei dobbiamo molto. È stata forse la nostra prima suffragetta. Immaginatevi che lei già nel 1877 organizzò una petizione per il voto alle donne. Qui alla sinistra invece c'ho quest'altro busto che ancora è coperto, e lui ebbe convinzione di fare una proposta di legge per abolire la schiavitù femminile e dare i diritti civili e politici alle donne, incluso il diritto al voto. Dunque capite che uomo che era Salvatore Morelli. Oh, ma poi, come dicevo, le sorprese non sono finite, perché oggi abbiamo un nuovo ritratto di un'altra sindaca del 1946. Ce ne mancava una, abbiamo omesso l'undicesima sindaca, Ines Nervi Carratelli, che è la prima cittadina, è stata di San Pietro in Amantea, in provincia di Cosenza, che venne eletta appunto nel marzo del 46. Loro erano i femministi dell'Ottocento. E la domanda che io faccio è: e i femministi di oggi dove sono? Li abbiamo oggi i femministi? No, perché a me sembra che da questo punto di vista ci sia un po' di silenzio.